abbonati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il sostegno che ci state dando. E voglio dirvi di continuare a sostenerci con un mi piace, commenti e l'iscrizione. Per voi è gratis, ma per noi è fondamentale perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo come canale, più portiamo contenuto, portiamo format, ma soprattutto portiamo qualche ospite. Perché come sapete a me non mi piace il monologo, a me piace un bel dibattito, anche con più persone, ecco perché vorremmo fare delle live con ospiti, però abbiamo bisogno dei numeri per crescere, per riuscire a invitare persone davvero che ci possono fare la differenza. Ma voi sosteneteci perché voi siete la linfa vitale. Se faremo delle live, voi della community sarete gli attori principali. Poi abbiamo un secondo canale, The One TV Extra, che parliamo di tutto tranne che di calcio. Abbiamo dei contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Questo era un contenuto che non doveva uscire. Però, essendo che ero sul web, stavo leggendo le notizie e mi è arrivata di fronte la conferenza stampa di Antonio Conte, una conferenza stampa normale, però la parte più interessante è stata quella che Antonio Conte in questi ultimi 10 anni da allenatore ha combattuto, perché gli hanno sempre rinfacciato queste cose Antonio Conte. E Antonio Conte l'ha sempre mandato al mittente e ora si è diventato quello che in 10 anni ti hanno detto a te, caro Antonio Conte, cosa sei diventato? Perché cosa dice Antonio Conte? La storia insegna che gli scudetti li vincono la storia, il valore patrimoniale e la rosa e gli ingaggi, salvo rarissime eccezioni. Quando sento parlare qualcuno che ci vuole mettere pressione a Napoli, si dice che nessuno è fesso. Pensiamo alla pressione che devono metterci da soli. C'è chi ha voluto la bicicletta e ora deve pedalare. Caro Antonio Conte, quando queste cose ti dicevano a te, quando eri alla Juve, quando eri all'Inter, quando eri al Chelsea, quando eri pure al Tottenham, perché al Tottenham avevi ingaggi alti, tu hai detto, non è vero, c'è lavoro, c'è sacrificio, non conta l'ingaggio, non conta questo. Ora sei diventato tutto quello che in 10 anni hai combattuto. Antonio Conte, io capisco che devi buttare avanti. Capisco che se vincerai lo scudetto col Napoli, devi dire che è un'impresa. No, non l'hai fatta tu l'impresa, caro Antonio Conte. L'impresa a Napoli l'ha fatta un allenatore che a me non mi piace, sono onesto, Luciano Spalletti, però l'ha fatta lui l'impresa, perché ha preso una squadra dove gli sono stati venduti tutti i big, ha preso giocatori quasi sconosciuti. Caraschia era sconosciuto, Osimhen non veniva da belle stagioni. Chi lo conosceva? Lui ha preso quei giocatori e li ha trasformati in una vera squadra. Tu che vinci lo scudetto col Napoli non è un'impresa, caro Antonio Conte. È vero, c'è il valore della rosa, verissimo. Ci sono squadre che sono superiori a te a oggi, come Milan, Inter, Juve e Roma, che hanno un ingaggio superiore a te. Però è anche logico che loro, essendo che devono avere più giocatori perché fanno le coppe, il loro monte ingaggio è più alto. Però c'è un problema, caro Antonio Conte. In tutti questi anni a me mi hanno detto, e io gli ho dato sempre ragione, se tu allenatore più pagato della Serie A, lo prendi per vincere, lo prendi per tentare di lottare per vincere lo scudetto. Per 3 anni mi hanno detto questo, perché avevo l'allenatore più pagato della Serie A. Oggi che tu, Antonio Conte, guadagni quasi 9 milioni, ne prendi 6 più 2 di bonus, no, ne prendi 9, 9 milioni di parte fissa, poi ci sono più bonus, arrivi a quasi 9 milioni. Sei di parte fissa, bonus più 2 se vinci, se ti qualifichi in Champions e vinci il campionato, arrivi un totale di 9 milioni, sei l'allenatore più pagato della Serie A e mi dici questo? E mi dici questo dopo che hai fatto una campagna acquisti con Spinazzola, Rafa Martin, Buongiorno, David Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour. Parliamo di Buongiorno 40 milioni, perché
Qualcuno mi sta dicendo quando io ho detto, vedete, come un giorno un buono, no! È il difensore italiano più forte che c'è. McDominay me lo stanno paragonando al primo Pogba. Poi Lukaku dicono che è il centravanti più determinante della Serie A. E mi dici che Napoli con un solo impegno a settimana non deve lottare per lo scudetto? Che Napoli con una campagna acquisti da oltre 130 milioni al grande obiettivo di entrare nei primi quattro. Per entrare nei primi quattro non vai a prendere Antonio Conte. Per entrare nei primi quattro non vai a prendere Antonio Conte. E non mi dite che siete andati a prendere Antonio Conte per costruire, perché Antonio Conte non costruisce. Tu prendi Antonio Conte per vincere, perché la storia di Antonio Conte lo dice. Alla Juve è durato 3 anni. Quando ha visto che noi facevamo la squadra per vincere, è andato via. All'Inter è durato 2 anni. Quando sentiva puzza che forse venivano venduti i giocatori più forti, è andato via. Al Chelsea è durato 2 anni. Ha vinto, è andato via. Antonio Conte è uno che va per vincere. Poi capisco che tu, agli occhi di tutti quanti, devi dire che è un miracolo, perché poi vinci, devi dimostrare che hai fatto un miracolo. Però non è un miracolo, perché il Napoli a oggi fa parte di quelle top 4 squadre della Serie A che devono lottare per lo scudetto. Perché Napoli fino a 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Il Napoli fino a 2 anni fa è arrivato ai quarti di Champions. Il Napoli lo scorso anno si giocava la Champions. Il Napoli ha Kvaratskhelia per tutti un futuro pallone d'oro. Però mi devo sentire dire da Antonio Conte che il Napoli non deve lottare per lo scudetto, come io ho attaccato Inzaghi, come io ho attaccato Fonseca, come io attacco anche Thiago Motta. Sì, io attacco anche Thiago Motta. Quando Thiago Motta mi dice che la Juve ancora non è pronta per lo scudetto, no, no, noi siamo la Juve, c'è l'Inter che è l'Inter, il Milan è il Milan e il Napoli è il Napoli. Quando tu fai parte di queste elite, tu hai l'obbligo di lottare per lo scudetto, perché se tu non lotti per lo scudetto è un fallimento calcistico. Poi possiamo chiamarlo fallimento, perché in Italia arrivare secondo è un fallimento, non è un fallimento, però non mi puoi dire che il Napoli non è costruito per vincere lo scudetto. Capisco che è un gioco per mettere pressione a vicenda, però io per un anno senza coppe mi hanno detto che la Juve doveva lottare per lo scudetto, anzi dicevano che era favorita per vincere lo scudetto perché non avevo le coppe. Avevo l'allenatore più pagato della Serie A. Oggi c'è il Napoli che fa una campagna acquisti da 130 milioni. L'allenatore più pagato della Serie A e non ha le coppe. Ha una settimana intera per preparare un impegno a settimana. Caro Antonio Conte, caro nessuno FS, però tu devi lottare per lo scudetto. Ditemi la vostra sotto nei canali. Ciao!